Tagli su tagli, è ora di dire basta. Tornano a protestare i sindaci del centrosinistra che da 2 anni attendono di essere ricevuti dal manager della ASL Lanciano Vastochieti, da loro stessi già sfiduciato ma recentemente confermato dal presidente della regione. La protesta si è svolta davanti alla sede della ex ASL di Lanciano, poi confluita in quella di Chieti, un atto mai condiviso dal territorio perché l'azienda sanitaria frentana, in attivo, è stata inglobata in quella di Chieti con un passivo di decine di milioni di euro. Ed ecco i risultati. Risultati negativi dei tagli che continuano dall'ospedale ai servizi di assistenza domiciliare integrata. Il vice sindaco di Lanciano, Pino Valente. Quindi il nostro appello forte come comune di Lanciano, come sindaci del centro-sinistra, è quello che si facciano i risparmi, ma non sulle persone che soffrono. Quindi fa anche sorridere le dichiarazioni da parte della ASL che parlano di appropriatezza, quindi di una revisione per verificare l'appropriatezza, quindi si cerca di addolcire la pillola, si tratta di tagli, si tratta di andare a colpire le persone che stanno più in difficoltà, quindi noi stiamo dalla parte della gente, dalla parte delle persone che soffrono, dalla parte delle famiglie che hanno già dei grossi problemi e che vedono acuirsi le difficoltà dovute ai tagli dell'ASL Lanciano Vastochieti. E il sindaco di Gessopalena, Antonio Innaurato, presidente della comunità montana Ventino Mediosangro, denuncia nuovi tagli al distretto di Torricella Peligna. Non solo a Torricella Peligna, la logica o diciamo, il contrario della logica che si sta perseguendo è quello di non dare più i servizi ai cittadini. Allora se per un otorino uno ha una lista d'attesa di 3 mesi in un distretto, il medico non va più per motivi personali o per altre esigenze, si interrompe il servizio e il cittadino si deve arrangiare o per la distribuzione dei pannoloni o per i farmaci, arrangiatevi, girate, trovate soluzioni, chi è più fortunato che ha dei parenti oppure c'ha persone che lo possono aiutare. È una fase difficile da concepire, soprattutto nella illegalità dei livelli essenziali, non si possono interrompere, non si può dire al cittadino purtroppo noi non ci sono i soldi, non facciamo i servizi. Allora è chiaro che scatta questa, in noi che viviamo in questo territorio, scatta questo momento di grande spinta, di orgoglio nel dire noi non vogliamo di più, noi vogliamo quello che hanno gli altri, un Abruzzo giusto e il diritto alla salute uguale per tutti. Questo vogliamo, non vogliamo di più, ma perché siamo trattati in maniera diversa, in maniera non certamente rispondente alle esigenze della nostra zona e del nostro territorio.